Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi dirò 28 cose che ho imparato in 28 anni. Perché non lo sapete ancora, io ho proprio 28 anni, invece sembra che ce n'ho 16 o 17. Purtroppo ragazzi, l'età ci sta, anche perché io ne faccio 29, però non ditelo a nessuno, mi raccomando, segreto. Comunque adesso vi lascio al video. Allora, a un anno ho imparato a camminare, anche se in realtà avevo tipo 9-10 mesi, camminavo, però avevo un anno per affrontare. A 2 anni ho imparato a parlare, in realtà parlavo anche a un anno, però a 2 anni proprio come sto facendo ora, per dire, parlavo molto di più. 3 anni ho imparato a fare la ruota, perché ho visto delle bambine fare le ruote, io ho provato a rifarla e mi è uscita la ruota senza cadere. Infatti una cosa che non sapete su di me è che io non, in realtà non ho mai imparato a fare la ruota, mi è sempre uscita in maniera automatica. A 4 anni ho imparato ad andare in bici, perché praticamente una volta io stavo con i miei genitori, siamo usciti, ho visto dei ragazzi di 10-11 anni andare in bici e io facevo da bici. Perché loro si riescono? Io no, io voglio andare in bicicletta. E quindi i miei sono stati costretti a togliermi le rotelle. In realtà avevo tipo 3 anni e mezzo, quasi 4, per farmi andare in bicicletta, perché io proprio ero cocciuta, molto cocciuta, non per niente sono un ariete. 5 anni ho imparato a leggere e a scrivere, perché chiaramente andando da sito si impara. A 6 anni ho imparato l'inglese, perché alle elementari come lingua straniera facevamo l'inglese. A 7 anni ho imparato a ballare, in realtà sapevo ballare pure a 3 anni, però a 7 anni di più. A 8 anni ho imparato a pallacanestro, perché mi avevano iscritto in palestra, quindi questa palestra dove si faceva pallacanestro, io una nana di 1,50 che gioca a pallacanestro, vi lascio immaginare la situazione, però comunque sapevo giocare. A 9 anni ho imparato tipo come ci si prende con le donne a nato, perché mi ricordo il periodo in cui è nata mia sorella, no? Mi ricordo mio padre, no? Che si stava a preparare a mettere tipo un camice verde per entrare appunto in sala parto, è entrato, io stavo fuori con i miei nonni, chiaramente, poi è uscito con mia sorella praticamente piccola dentro una gabbietta di vetro che piangeva, quindi ho visto, diciamo, com'è un bambino appena nato, perché non avevo mai visto niente di tutto quello. A 10 anni ho imparato a mettermi sulle punte, perché guardando praticamente la televisione avevo visto tipo certi cartoni animati ispirati, diciamo, alla danza e tutto quanto. Volevo provarci anch'io, però non avevo le scarpette adatte, in realtà non avevo le scarpette adatte, quindi mi mettevo sulle punte, tipo se portavo le pantofole, se stavo a piedi nudi, se portavo le ballerine, se portavo gli stivali, se portavo le scarpe da ginnastica. E il bello, ragazzi, che io lo facevo anche a scuola, e a scuola i maschietti mi facevano gli auguri che dovevo cadere, però in realtà non sono mai caduta. A 11 anni ho imparato che alle medie non si porta in grembiule, perché io questa cosa non la sapevo, perché venendo dalle elementari, comunque che sei abituato a portare il grembiule, cioè vai alle medie, è tutta un'altra cosa. A 12 anni ho imparato il francese, perché poi alle medie, oltre all'inglese, si è fatto pure il francese, avevo 12 anni che ho iniziato a fare pure il francese. Una noia mortale, ragazzi. Una noia mortale. Non auguro a nessuno. Avevamo una professoressa praticamente che non voleva sentire volare una mosca, tutto silenzioso, tutto sembrava di stare a un funerale. A 13 anni ho imparato a nuotare. A 14 ho imparato che chi fa del male per voi torna indietro. Perché per chi non lo sapesse, io a scuola, alle medie, soffrivo tanto il bullismo e la capo, il capo, diciamo, era in realtà una ragazza, la capa, forse sono meglio,
Alla fine è stata sospesa per 2 giorni, ma non perché dava fastidio a me, perché alla fine ha cominciato a dar fastidio pure ai professori, quindi l'hanno sospesa. Cioè, non è che io glielo augurassi questa cosa, però questo fa capire che chi fa del male prima o poi ritorna indietro, sempre. A 15 anni ho imparato lo spagnolo perché in realtà la mia mamma mi parlava sempre dei parenti che noi abbiamo in Argentina, quindi ho voluto imparare anche lo spagnolo. A 16 anni ho imparato che l'Italia, diciamo, non è l'unica parte dove si parla italiano, perché io questa cosa non la sapevo, veramente. Perché per esempio se vai in Svizzera, lì pure c'è una parte che parla italiano, però non è dell'Italia. Io questa cosa non la sapevo. Che vergogna. Vabbè, dettagli. A 17 ho imparato che in Inghilterra c'hanno un bagno per i cani, questa cosa non la sapevo. L'ho imparata appunto andando in Inghilterra. A 18 anni ho imparato che bisogna sempre seguire i consigli dei propri genitori, perché se avessi seguito i loro consigli non mi sarei trovata male con un'esperienza passata, diciamo cose che non sto qui a dire. A 19 anni ho imparato che non bisogna mai permettere ad altre persone di distruggersi, perché io alle superiori ho subito bullismo psicologico, che fa male tanto quanto quello fisico, e io praticamente stavo letteralmente male, che non mangiavo più, e quindi finché non sono svenuta mi è andata fin troppo bene. Però vabbè, non voglio raccontare i dettagli perché non mi va, sono cose talmente private e riservate che non mi va. A 20 anni ho imparato a fare la spaccata, a 21 anni ho imparato a fare le cose acrobatiche, a parte la ruota che già sapevo fare, però non sapevo fare nient'altro, le verticali, le rovesciate, ho imparato tutto a 21. A 22 ho imparato che bisogna seguire i nostri sogni, perché praticamente io a 22 mi sono ritrovata con persone che mi dicevano: ma perché tu non ti iscrivi all'università, perché non fai quel corso, perché non vai a lavorare, non fai questo, non fai quell'altro. Però alla fine io, per soddisfare le richieste di tutte queste persone, rischiavo di non soddisfare più nessuno, soprattutto me stessa. E cosa voglio io davvero nella vita? A 23 anni ho imparato a dipingere. In realtà sapevo dipingere prima, però praticamente a 23 mi sono iscritta a questo corso di pittura. E lì sto, diciamo, sperimentando varie tecniche di pittura, che poi farò un video a parte, penso, su questo. A 24 ho imparato che non bisogna mai fidarsi di chi dice sono tua amica, perché praticamente ho avuto una brutta esperienza, che non sto qui a dire perché sono cose riservate, però questa esperienza mi ha insegnato che le parole non bastano, ma contano i fatti. Cioè, se io vado da una persona e dico siamo amiche, però poi alla fine io faccio, mettiamo, un compleanno, non la invito, o mi presento nella sua città e non glielo faccio sapere che amicizia è. A 25 ho imparato che non bisogna mai aspettarsi nulla da nessuno, perché praticamente ho avuto un'altra brutta batosta, che non sto qui a dire perché sono cose riservate, assolutamente. A 26 che non bisogna mai dare nulla per scontato, perché praticamente ho avuto altre brutte cose, diciamo così, cioè non brutte proprio esperienze. Ho avuto dei problemi di salute che non sto qui a dire. A 27 anni che bisogna essere prudenti, cioè nel senso che io se sono sempre stata una ragazza, no? Che si fida del primo venuto, mettiamola così. Però questa esperienza, diciamo, 27, mi ha fatto capire determinate cose, che a volte anche chi ti tratta come un figlio, poi dietro ti pugnala alle spalle. Quindi attenzione, attenzione, veramente. E a 28 ho imparato che la vita va apprezzata così com'è. Perché, per esempio, fino a un anno fa noi davamo tutto per scontato. Volevamo viaggiare, viaggiavamo, volevamo andare a cena fuori, andavamo a cena fuori, volevamo vedere i nostri amici, vedevamo i nostri amici. E mo con tutta questa pandemia mondiale ci rendiamo conto che le cose che prima erano per scontate, adesso non lo sono più. Quindi
Quindi, quando torneremo finalmente alla normalità, perché prima o poi ci torneremo, io penso che un viaggio non sarà un semplice viaggio, ma sarà molto di più. Penso che una semplice cena fuori non sarà così come prima, niente più come prima, ma cominceremo ad apprezzare di più la vita. Questo è quello che penso io, secondo me. Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Iscrivetevi a questo canale. Se anche voi avete imparato delle cose nel corso degli anni, scrivetele qui sotto nei commenti. A presto, ragazzi!